dire la verità. Fa male cane, ma io vaffanculo resto qua. E sarà per sempre. Adesso che so fare i conti col presente, qui dove tutto risplende, i tuoi conti valgono niente. Quanto mi costa non dire la verità. Fa male cane, ma io vaffanculo resto qua. Perché son pazzo, tutti in fila con il clacson, ma io non vi ho chiesto un cazzo, allontanati da me sto. Siamo qua con un artista che ho conosciuto stasera. Abbiamo sentito il disco, Donna dammi la birra. Piacere di averti conosciuto. No, uomo. No. Allora, siamo qua con Mr. Santiago from Brindisi. Yeah. È ha tirato fuori un disco. Il disco si chiama Ghiaccio e Magma. Voi bastardi a casa l'avrete già comprato, anzi conoscendovi scrocconi l'avrete scaricato. Va bene anche così. No, devono comprarlo. Comunque, allora, Santia. Dimmi tutto. Piacere punto primo. Piacere. È venuto qua a suonare a Locate Triulzi. Ulzi. E pare che abbia fatto un bel concerto. Figata. Allora, fuori si gela, punto primo, ci sono i pinguini che stanno facendo slide sul ghiaccio. E punto primo, perché sei venuto a Milano? Per suonare? Soprattutto per suonare, però è per tastare un attimo il terreno, perché così sono determinato a venire a trasferirmi definitivamente a Brescia. Un altro terrone che invade quindi Milano. Un altro terrone che viene a rubare il lavoro a Milano, si spera. Beh, finché fai musica. Ma tu fai solo musica? Momentaneamente sì, anche se non è il fine della mia vita, cioè la musica adesso è un mezzo che può portarmi a vivere in un certo modo, cioè fare una vita che gradirei fare, cioè quella di proprio vivere con la musica. Perché fai musica? Questa è una bella domanda, anche perché io non sono un... Voce alta! Hai ragione. Lasciatemi il microfono. Io non c'è, quello è il problema. Io non sono un grandissimo ascoltatore di musica, cioè nel senso non passo tantissimo tempo della mia giornata. Avevo il dubbio. Ti immagino. Sarebbe fantastico. Non passo gran tempo della mia giornata ad ascoltare musica, perché soprattutto in un periodo di produzione, soprattutto non mi voglio far contaminare da nulla. Però faccio musica perché, cioè perlomeno mi sono avvicinato al rap più che altro, perché ho sempre pensato fosse un... Parentesi, tu hai quanti anni hai? Non per forza, non si chiede da una signora. Comunque sono 28. Ah, 28, sì. Sono abbastanza maturo. Non sei un bimbo minchia che fa. No, soprattutto voglio stare proprio lontano da quel tipo di ottica. Io, cioè, il mio concetto. Il tuo disco si evince benissimo un discorso di c'ho il cazzo grosso, spacco tutte le fighe del mondo, del mondo. Cioè. È proprio quello che non voglio fare nella vita. Ecco. Vabbè, comunque, scusa questa piccola parentesi, perché fai musica? Perché credo sia il mio modo, cioè qualcuno ha scelto il mio modo per esprimermi in qualche modo, perché ho una forte esigenza di esprimermi, non so farlo in nessun altro modo. Ciao, ci sovvenisce, non riesco a parlare. Sto a pezzi, perché il live è stato emotivamente... Le schede? Quindi va così questo, lo sapevo, immaginavo. E niente, sono al settimo cielo. Quanto ci hai messo a fare questo disco? Ma questo, eh? Questo ci ho messo 7 mesi a farlo. Beh. Erano più tracce all'inizio. È vero, perché qua vediamo che sono 11 tracce. Mi è caduto l'occhio Amsterdam. Bene, a posto siamo. E tra l'altro sono 10 con un remix, perché comunque sia, non c'erano delle tracce che non rispecchiavano perfettamente il mood del discorso, ho preferito tirarle fuori. Cioè io sono uno che, cioè io penso che comunque sia fare dischi con tanti pezzi non sia una cosa che aiuti al commercio. Dispersivo, dici? Sì. Io sono convinto che è meglio fare 10 pezzi piuttosto che 17, ma in quei 10 comunicare quello che avresti potuto fare con 17 pezzi. Ah, quindi un disco che ha 11 pezzi, chi ti sei voluto affidare come produzioni? Io lavoro costantemente con i miei soci che sono i Retroens, sono un duo di produzione. Che è uscito un mixtape da breve, no? A breve, sì, il Dropbox, i vari volumi di Dropbox. Che non ho fatto la figura di merda. A breve è fuori anche il primo album ufficiale con delle collaborazioni internazionali e delle collaborazioni italiane che momentaneamente ancora non posso dirti perché non c'è l'ufficialità delle cose, però è proprio un gran bel colpaccio. Un brindisino che riesce ad arrivare a Milano, comunque sotto che etichetta? Donner Music. Sotto Donner Music,
Un brindisino, secondo te come pensi di esserti guadagnato questo traguardo? Comunque Donner Music non è un pirla che ci sta dietro. Io penso sia semplicemente una conseguenza, perché io comunque sia faccio questa roba da oltre 10 anni, però solo da 2 anni che le cose stanno andando in una certa maniera. Non perché il mio livello sia aumentato chissà di quanto, ma solo perché a un certo punto della mia, tra virgolette, carriera artistica ho capito che serviva realmente spingere il prodotto. Come hai stato notato da Donner Music? Sinceramente il rapporto con Donner Music è nato prima tramite i Retroheads, che comunque si hanno collaborato a vari pezzi insieme a Big Fish. Poi successivamente lui ha ascoltato anche le robe che produceva da solo e si è interessato. Abbiamo giocato su un discorso discografico che fino ad oggi veramente mi ha portato a essere contento della scelta che ho fatto. Secondo te il web quanto può aver influito in questa tua conoscere Donner Music? E come vedi è cambiato il tempo dai tempi di quando eri giovane e avevi iniziato il tutto? Quando eri giovane è fantastico, ti ringrazio. Beh, porca troia, ormai sono 28 anni di merda, hai ragione. Hai ragione. Io ho 32. Mi sono scordato. Allora, come vedi il web? Come pensi che il web ti abbia potuto aiutare e come vedi cambiata la scena oggigiorno? Sì. Grazie appunto a questo aiuto del web. Sì, il web è... L'ho rifatta anche meglio la sì, domanda. Grazie per la gara. Il web è sicuramente uno strumento importante, però proprio prima ti dicevo che ho davvero esigenza di trasferirmi in un posto come questo per poter portare avanti il mio discorso, proprio perché delle volte solo il web non basta. Devi proprio metterci la faccia in determinati casi. Noi con il web abbiamo ottenuto dei riscontri importantissimi, perché pochissimi dalla nostra città e dalla Puglia sono riusciti ad arrivare comunque a un livello di notorietà, perché noi ancora non ci definiamo noti, però comunque sia stiamo cominciando a far capire quello che siamo realmente, anche a distanza di 1200 km da dove si svolge il tutto. E poi? L'altra domanda era come vedi cambiato il mondo dell'hip hop attraverso il web. Vedo cambiato il mondo dell'hip hop. Sì, cioè, guarda. Allora, Cristo! 2 alla volta sono troppo. Ah, scusa. Cioè, io te lo dico a questo. Okay. Comunque sia, il discorso è, questa è un attimo una nota violenta, perché comunque sia un'arma a doppio taglio. Io sono contento che il web abbia dato la possibilità a chiunque di poter esprimersi, di poter... Quel chiunque che è pericoloso. Il fatto è che quel chiunque non si limita semplicemente a fare il suo, ma più che altro invade il territorio degli altri, forse perché nelle sue mancanze... C'è Baldazzi che ha tante visualizzazioni, magari le ruba anche a... Sì, ma questo è un po' un fenomeno italiano, cioè noi siamo proprio gente da fenomeni da baraccone, amiamo il fenomeno da baraccone in Italia, siamo poco seri sotto questo punto di vista. Però, cioè, con questo non voglio ciao, dire... Ciao, c'è un fenomeno da baraccone! Comunque voglio dire che adesso chi è in vetta, assolutamente non vorrei venisse travisato il discorso, chi è in vetta, io continuo a ripetere sempre, è in vetta per un motivo specifico, è che comunque sia ha lavorato per essere lì, quindi buttare merda sugli altri sicuramente non farà accrescere il mio progetto, quindi questo è il mio punto fisso. E il web, come dicevamo, è un attimo un'arma a doppio taglio per questo e bisogna saperla usare. Allora, vediamo un po' di collaborazione all'interno. Retro Hands, che è un gruppo che mi sa che lui ha conosciuto da poco, Primo e Squarta, Chiave, DJ Slate, Lord Madness, ancora i Retro Hands. Sono tutte... Ci tengo a sottolineare il featuring con i Retro Hands, perché per me non è una semplice produzione la loro. Famiglia. È una collaborazione, quindi... Vabbè, comunque siete di gruppo, sì. Cioè Santiago from Retro Hands. Il nostro gruppo, tra l'altro, è Blastafonic, un progetto che dopo i nostri progetti singoli sicuramente se ne sentirà parlare. Allora, vedo questa collaborazione che è Primo e Squarta, che non sono due coglioni. Come sei arrivato a collaborare con loro? Qua potremmo aprire un capitolo lungo. Mister Brindisi. Brindisi, cin cin. Cin cin. Premetto che i Corveleno, grazie. Ammazza. Corveleno sono da sempre il mio gruppo preferito, insieme a Torme. Io sono cresciuto artisticamente con i loro pezzi. Il fatto di come io abbia conosciuto prima è stato assurdo, perché in realtà non sono stato io a cercarlo, ma è stato comunque sia lui a mettersi attraverso comunque sia la mia vecchia etichetta. Che etichetta era? La Kick Off Records. Ah, la Kick Off, ok. Sì, facemmo un pezzo appunto per l'etichetta che si chiamava Apocalypse Shit Pronto a Tutto, la post-track, mixtape, dove... No?
dove c'erano dentro tutti, c'era lui, Salmo, Enigma. Infatti Madness. Vediamo che poi c'è appunto c'è la collaborazione. Infatti lì è nata la collaborazione con DJ Slide. E Madness appunto deriva da quella collaborazione. Maddie è stata invece una persona che conosco da un po' più di Big tempo. Up. Grande Maddie soprattutto. TVB. Terror maledetto. Fuori anche il disco di Maddie, Suicidio Fallito. Ah sì? Sì. Ma non lo sapevo. Mister Incastro. Mamma mia, come si incastra quell'uomo. Vabbè, comunque, dettaglio. Me lo spiego. Prima e squarta, quindi. Prima e squarta, dicevo, era il mio gruppo preferito, abbiamo fatto questo pezzo. Ti lascio immaginare la mia reazione quando comunque sono andato. Sì, ok, va bene, cosa vuoi, faccio tutto. Tu guarda il video che abbiamo fatto, guarda la mia faccia, è un bambino che sogna in quel momento, sta realizzando un attimo un piccolo. Una delle tue paure più grosse che hai? Non trovare la ganja. Porca perché bella. Senza ganja come cazzo fai a comporre? Quello è un attimo un casino. Una delle tue sicurezze? Avere la ganja. Porco cazzo, me l'hai fottuta, era bellissima questa cosa, l'avessi detta prima. Comunque una delle poche certezze, penso, la mia donna. Ma sono quasi un decennio, ti lovo. Dai, queste cose da bimbo minchia. No? Allora, siamo arrivati al nostro famigerato angolo della puttana. Vendi, su. Al mio angolo? Sì. Comprate il ghiaccio e magma, anche se è uscito ormai da tipo 8-9 mesi. E sto anche, tra virgolette, lavorando al disco nuovo. Comunque è un bel disco, lo dice anche Carlito. Vero, Carlito? Ero all'inizio ero un po' così con Santiago, poi mi sono ricreduto. Lo ammetto. È importante ammettere gli errori. Fa ancora più piacere che piacere dall'inizio. Perché venne da noi anche Santiago. Sì, mi è mandato a cagare. Sì. Comunque comprate questo disco, scaricatelo da iTunes e poi se non vi piace me lo mandate indietro, ma ho i miei dubbi. Queste sono le tracce, le collaborazioni. Ho detto. Nel music, ragazzi. Lo trovate su Santiago, cercatelo su Google perché ormai è inutile che vi dica sì, c'è www.sarcazzo, Facebook, Twitter. No, anche che non me ricordo. Mettete su Google Santiago Donner Music, Santiago. Così trovate tutti i cazzo di link di riferimento che ha sto ragazzo. Esatto, cicciottenne. Allora, un saluto a chi ti vuole bene. Un saluto alla mamma, un saluto a tutta la gente che mi ha supportato, un saluto allo staff. Un saluto a voi per l'opportunità. Grazie del plurale maiestatis. E un saluto a chi oggi risolverà le mie incertezze della ganja. Un saluto a chi ti vuole male. Sempre, quello sempre. Niente. Vabbè. Finiamola tristemente così. Esatto, per me l'intervista la posso chiudere qua perché adesso rimando al freddo al gelo a congelarsi le palle. Un saluto a Max che è qua dietro imboscato, un saluto a mia moglie qua dietro imboscata. Andatevi a fanculo voi. Biga. Mua. Ciao.